Don Roberto, buongiorno e buona buongiorno. Domenica. Altrettanto, pure a te. Tutto ecco, bene. Abbiamo da poco finito la celebrazione. Non sei venuto a messa come il tuo solito. Recupererai questa sera. Alla fine scopriremo che sei musulmano. Ero presente. Eri presente. Ero presente, ma lei presente ovviamente... fisicamente, ma non con il cuore, perché va a capo e si è andata a parte. No, ero presente proprio sì, anche con il cuore, diciamo. Ho ascoltato tutta l'omelia. Sì, ecco. Adesso deve essere il sunto dell'omelia. Sì, ha detto, ha parlato di tante cose. Ha parlato di tante cose. Della pace, ma quando mai? Pace tra i popoli, lei ha parlato anche di questo oggi. Inderogabile. Due interrogato, cioè lei quello di questo ha parlato interrogato anche. Due parliamo okay. Oggi poi ha parlato anche dei bambini che devono andare dai nonni, ovviamente devono andare in chiesa e poi devono andare a prendere il regalo dai nonni, ecco. Ma i bambini dovrebbero andare anche allo stadio. Andranno sicuramente allo stadio e oggi mi fa piacere parlare della coerenza, perché per la sanità bisogna essere coerenti, soprattutto quando va male, e i tifosi, come hanno fatto finora, comunque sapranno esserlo, saranno coerenti anche se adesso non gira come deve girare, e soprattutto in questo momento in cui veramente il morale è un po' giù, veramente down, dobbiamo avere il coraggio, la forza e la capacità di poterci credere e pensare che attraverso questa coerenza nel tifo noi sicuramente riusciremo a salvare la sanità. E poi, come dice il canto, vada come vada, la Salernitana, che è sempre quello che conta. Quindi mi auguro che domani sera ci sia ancora, nonostante il freddo, tante persone che vogliono partecipare e divertirsi. Giusto, velocemente, un'ultima domanda. Dalla redazione sappiamo che lei ieri è stato hanno visto la vostra presenza, Don Roberto, al porticciolo di Pastena. Sì, era vicino alle barche, come mai? Era vicino alle barche ieri perché è anche il momento di sciogliere le vele e di salpare l'anca e partire, diciamo così, verso un orizzonte nuovo, perché per la sanità, diciamo così, il percorso fatto finora, che è buono soprattutto per le prestazioni, dobbiamo adesso avere il coraggio, la forza e la capacità di inserire una nuova marcia, farci sospingere da questo vento di tutti questi tifosi che ancora ci credono e pensare e credere fortemente che ci possiamo salvare. Ecco, qualche tifoso proprio ieri, mentre vi vedeva al porticciolo, Don Roberto diceva, Don Roberto ha deciso di prendere la barca della salvezza, è la vero? La barca della salvezza, assolutamente. Che però la barca della salvezza non è una barca che si vede, perché la dobbiamo cercare, che adesso siamo ancora alla ricerca di questa barca della salvezza, sulla quale salire e poi salpare per andare verso spediti, verso questa cavalcata che ci porterà, penso, a maggio a poter sorridere in un modo fortissimo. Questo è quello che conta, me lo auguro davvero.